Senti, carrettino, voglio farti una domanda. Come si fa a disegnare un ricordo speciale? Sei pronto, Boo? Prendila al volo! Eccola! Oh no, Boo, non da quella parte, ma dall'altra, hai capito? Per piacere, potete andare a giocare più in là. Ho bisogno di silenzio, sto facendo i compiti. Devo disegnare un ricordo, sto cercando di ricordarmelo, ma non mi viene in mente. Davvero? Ma disegnare un ricordo è un compito? Certo, me l'ha dato oggi la maestra. Però ecco, e sapete, io ho tanti bei ricordi, ma a dir la verità in questo momento non me ne viene in mente nemmeno uno. Beh, se vuoi te lo presto io un ricordo. Aspetta, ci sono! Era un inverno freddo e tempestoso. Mi trovavo a navigare nel Mar dei Sargassi. La mia bussola era caduta in mare e non sapevo dov'era il nord e nemmeno il sud e neanche l'est. Blob! Smetti! Guarda che ce li ho anch'io i miei ricordi speciali. Anzi, ne ho una scatola intera e adesso vado a prenderla nella mia stanza. Eppure l'avevo messa qua sopra. Ah, eccola, l'ho trovata. Ah, lo sai, è incredibile, ma non mi ricordo cosa ho messo dentro la scatola dei ricordi. Ah sì, è vero. Guarda questo qui, è il mio primo sassolino invisibile. E sai dove l'ho trovato? In un prato, vicino a un fungo. Vai a dare un'occhiata, Bina. E va bene. Ho tanta di quella roba da farti vedere qua dentro. Abbiamo un sacco di tempo. Baco ha appena iniziato a ricordare. Molto bene. Allora ci rivediamo qui fra un'ora, d'accordo? Boo, boo! Acqua in bocca, mi raccomando. Non deve sapere cosa stiamo organizzando. Ehi, carrettino, lo sai cos'è questa? È la tua prima cordicella, la rosicchiata a un topino. E così te ne ho subito regalata un'altra per il tuo primo compleanno. Questa qui invece è la coda di stelle filanti che abbiamo attaccato a quella bella stella marina. Te la ricordi come volava? Evviva! Vola! Brava, brava stellina! Attento, Boo! Noi Bibi l'avevamo scambiata per una stella cometa. Per fortuna è caduta nell'acqua e si è messa a nuotare. E questa? Ah, questa so che cos'è. È una torcia, serve per vedere meglio quando è buio. E adesso mettiamo a fuoco questi fantasmi che vogliono spiarci. Allontanati, è meglio non fidarsi. Ma cosa dici? Questi sono animaletti piccoli e indifesi. Non è vero, non farti ingannare. Quelli hanno gli occhietti lucidi. Sono dei furbi, dei veri trasformisti. Sai, Blob non ci voleva credere che gli occhi della notte non ci facevano niente. Adesso però vorrei conoscere il loro nome. Si chiamano lucciole. Come ti sono venute in mente? Vedi, per compito devo disegnare il mio ricordo più bello. E quando mi sono ricordato di loro, ma tu che cosa fai? Non vedi? Sto colorando le nuvole. Sai, con il tempo si erano un po' sbiadite. E allora, piccolo Baco, sono le lucciole il tuo ricordo più speciale? Non lo so, come si fa a sceglierne uno? A me sembrano tutti speciali. Vuol dire che quello più bello deve ancora arrivare, o forse deve solo essere ricolorato. Proprio come questa nuvola qui, mi ci è voluta una scala molto alta per poterla raggiungere. Una scala? Non sono mai caduto da una scala. Mi sono fatto male inciampando sul carrettino. Questa foto si riferisce a quel giorno che mancava il ghiaccio. Che bello! Ehi, guarda, Boo! Anche il mio carrettino si sta divertendo. Tu sì che sei un amico. Grazie a te il ginocchio è guarito. I miei amici mi hanno portato allo zoo e ci hanno fatto fare il bagno nella piscina dei pinguini. Facciamoci vedere. Ecco. Sì. Blob! Bina! Ehi, ma dove vi siete nascosti? Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Ti eri dimenticato del tuo compleanno? Noi invece no, perché sei il nostro miglior amico! Grazie! Avanti, Boo, sei pronto? E adesso tocca a te, Bina! Vai col regalo! Questo è per te! Li abbiamo fatti per aiutarti a ricordare! Grazie!
Grazie, ma adesso lo so io cosa devo disegnare. Finito! Ci ho messo un po' di tempo perché avevo un mucchio di cose da disegnare. Vi piace? Ma quello non è un ricordo. È la festa che noi ti abbiamo organizzato. Ma certo! E questa festa è il ricordo più speciale per me!